alla Mostra d'Arte Cinematografica, quindi nel Tempio della Settima Arte. Parliamo un po' di televisione e parliamo intanto di Friends, che quest'anno compie 25 anni. Siamo qui seduti su questo divano con Cristina Donadio. Qual è il tuo rapporto con questo cult? Beh, intanto devo dire che Friends è stata una, forse la prima serie TV ad avere un successo così planetario, e per me le serie sono cinema, quindi in realtà poca televisione e molto cinema anche in Friends. E poi sono gli anni 90 e poi è Monica. Monica è un personaggio strepitoso che per certi versi non so essere così forte, così indipendente, mi può ricordare anche un pochino Chanel. Ecco, innanzitutto quanto ti manca Chanel? So che tu hai un piccolo sogno di ritrovare un modo per farla tornare. Ormai tutti gli Avengers muoiono e risorgono, e quindi potremmo fare risorgere anche Chanel. Sai che è un sogno, certo, perché poi i personaggi così amati e così ancora proprio ricercati, eccetera, poi ti viene ogni giorno e dici, beh, però forse. E quindi questa volta potrebbe anche succedere, ma tornerebbe però sotto forma, diciamo, perderebbe la tridimensionalità, invece acquisterebbe una bidimensionalità da fumetto manga, da anima, e potrebbe raccontare, appunto, si potrebbe raccontare come nasce Chanel bambina, quando era ancora una piccola Annalisa prima di diventare la Iena che poi diventa. Però c'è, insomma, c'è nell'aria un progetto, ci sono dei ragazzi straordinari napoletani che potrebbero occuparsi proprio della parte disegnata. E con Riccardo Sossi ne stiamo parlando e vediamo. Spero proprio di sì. Senti, il pubblico ancora la cerca? Sì. Sì, veramente la cerca in una maniera incredibile, sempre, non dico sempre di più, ma la cerca ancora con tutta quella la voglia, l'amore, come si dice, anche la curiosità. È molto amata, Chanel, devo dire, è molto amata. L'hai detto, i confini televisione e cinema si fanno sempre più labili, sì. Anche qui alla mostra sono stati presentati nuovi episodi dei New Pop, sì, ci sarà 000, quindi esatto. Tutto si mescola, e anche per te è un po' così? Sì, sì, un pochino così, devo dire. D'altra parte cambia lo sguardo su di te, però per un attore poi o sei su un palcoscenico o in una serie o in un film o in un corto, come in questo caso, perché sono qui a Venezia, perché la scelta di Giuseppe Alessio Nuzzo è andata in concorso al Giovane Autori Italiani, al Love Guy, ed è piaciuto molto, ed è un corto a cui tengo molto, perché è ispirato per certi versi a un pezzetto di una storia mia. A 25 anni, una zingara mi prese la mano e mi disse: tu dalla vita avrai tutto, grandi fortune e grandi sfortune. In giorni come questi, dove pare che tutto vada storto, sento che aveva ragione lei. Stop! Non è stato facile, però lui ha raccontato un sentimento, e quindi un lungo piano sequenza che dura 12 minuti ed è, appunto, è fotografare uno stato d'animo. Okay. Cosa vuoi che di questo corto arrivi al pubblico? Che arrivi sicuramente l'universalità di quello che io racconto, perché guai a me se arrivasse l'autoreferenzialità, detesto l'autoreferenzialità, però il concetto che quando nella vita di una donna, sappiamo che molte donne vengono colpite da questa disavventura, io non so, non ho ancora trovato il nome giusto, dico disavventura, però questa disavventura, che poi appunto è un cancro al seno, diventi un contenuto della vita e non un contenitore, perché secondo me se diventa un contenitore diventa tutto più complicato, poi a volte si vince, a volte si perde, ahi noi, e soprattutto ogni storia è una storia a sé, questa io racconto un pezzetto della mia storia.